Dottor Panzica, da 1 a 10, il suo giudizio sull'operato del governo Crocetta in campo turistico. 7. Ma io personalmente devo dire che con il governo Crocetta ho scritto il regolamento del paese dell'albergo diffuso e devo dire che l'albergo diffuso, essendo un regolamento, nel passato ci volevano anni e anni e mi hanno permesso di attivarlo. Poi ho scritto un decreto sulla classifica delle strutture ricettive che permetteva di ospitare i bambini nelle camere dei genitori e degli accompagnatori degli handicappati, quindi devo dire io ho operato in modo, ho stampato anche questa normativa che abbiamo, quindi io personalmente ritengo che per quel che mi riguarda, e tra l'altro è stato un governo secondo me da un punto di vista della trasparenza eccezionale, e noi abbiamo operato anche con i fondi europei senza nessuna pressione, senza nessuna preclusione, quindi dal mio punto di vista, dal mio di funzionario di servizio, devo dire che non ho avuto alcun problema. Considera sufficiente o insufficiente il coinvolgimento del governo regionale verso le organizzazioni turistiche? Ma devo dire che i tentativi ci sono sempre stati, sia l'assessore Stancheris che l'assessore Cleo Licalzi hanno cercato sempre di creare sistema. Io devo dire che ho organizzato diverse riunioni sulle tematiche del turismo e ripeto, io rispondo sempre del mio lavoro e ho avuto sempre la massima disponibilità e la massima partecipazione almeno degli assessori che si sono avvicendati nell'assessorato del turismo. È disponibile a collaborare con la proposta di unificare i regolamenti e fare un unico procedimento per le attività produttive? Ma questo c'è in realtà una legge che riguarda il nostro Dipartimento delle Attività Produttive, che sicuramente che ci debba essere un'unica linea per tutte le attività produttive, però ripeto, io mi occupo di turismo, per quel che mi riguarda c'è già lo strumento, oggi abbiamo visto che i funzionari coinvolti hanno una grandissima disponibilità, quindi penso che sia assolutamente condivisibile.